L'anno scorso è stato un anno eccezionale perché io, che pure sono vecchietto, non ricordo di aver visto nella storia della scuola una mobilitazione come quella che c'è stata, che non è stato solo lo sciopero, il grande sciopero che abbiamo fatto tutti insieme il 5 maggio, ma l'incredibile pullulare di manifestazioni spontanee, di comitati, di serate, di lumini, tutte queste proteste spontanee, significa che tutta la nostra intera categoria unita si è ribellata con tutte le armi possibili a questa legge. E questo è stato un fatto molto importante, ma proprio questa grande lotta, secondo me, visto che poi la legge con la forza l'hanno fatta passare, a noi che siamo qui tutti dirigenti, RSU, rappresentanti comunque nei vari livelli del sindacato e soprattutto voi che fra qualche giorno sarete a contatto da domani con i colleghi nelle scuole, ci sarà un momento di difficoltà perché avremo la categoria divisa in più opinioni, ci saranno quelli soliti che sono rassegnati di tanto è finita, non possiamo fare più niente. Ci saranno quelli più combattivi che magari ci proporranno anche azioni impossibili e poi ci sarà addirittura chi invece soffierà contro il sindacato insieme a quella campagna denigratoria che ben si sta orchestrando in questi giorni. Ebbene, abbiamo sentito il sindacato unico, i dossier che girano, cioè sicuramente non è un fatto casuale. Quindi ci troveremo in questa difficoltà di rispondere ai colleghi con questa diversità di opinioni cui ci troveremo di fronte, non sarà una passeggiata per noi riuscire a mantenere il punto, riuscire a mantenerci uniti e dare una speranza alle categorie, perché dobbiamo soprattutto dire ai colleghi che non è finita qua, ma non è finita perché pensiamo di far lotte impossibili, scioperi e contro scioperi, perché dobbiamo essere anche responsabili e ragionevoli e quindi dobbiamo fare le lotte nel modo che siano assorbibili dalla nostra categoria. E non sarà una cosa facile. Prima cosa però va detto questo, perché quando il sindacato si muove, i colleghi dicono ma non abbiamo ottenuto niente, allora noi non possiamo vantare grandi vittorie. Però bisogna anche dire, per cominciare, che qualche risultato piccolo, modesto, lo abbiamo ottenuto, colleghi. E ricordiamoci la prima versione della buona scuola, perché abbiamo passato un anno tumultuoso con queste versioni che cambiavano continuamente, col rifiuto costante del semplice ascolto dei sindacati, perché voi lo sapete, perché tutti noi poi ve l'abbiamo raccontato nelle riunioni interne, che i pochi incontri fatti col ministro o addirittura con esponenti di partito erano incontri per finta, perché non ci si ascoltava, ma ci si voleva solo convincere che comunque avevano ragione loro. Ecco, questo è successo. Allora, ma quali risultati abbiamo ottenuto? La prima versione era ancora peggio di questa che è passata, ricordatevelo. La prima versione prevedeva l'abolizione totale degli scatti di anzianità e i 2/3 al merito, e poi ne era andata fuori una seconda che dava 1/3 alle anzianità. Beh, quella versione è stata fermata, risultato modesto, risultato piccolo, ma c'è. Un altro modesto risultato, e qui stamattina ho sentito qualche intervento sbagliato da parte di qualche collega, riguarda l'altra cosa terribile di questa legge, quella degli ambiti, su cui poi ritornerò un momento. Beh, nella prima versione portata in commissione parlamentare, chi finiva negli ambiti, dopo 3 anni, ad libitum del dirigente, poteva essere buttato fuori dalla scuola. Non è più così. Nell'ultima versione, se non altro, questo è stato modificato e si resta, una volta che si è approdati alla scuola, si resta titolari lì, salvo che non si diventi perdenti posto. Quindi ve lo dico perché penso sia importante, quando parliamo con i colleghi, anche dire che non è che abbiamo lottato proprio per niente contro i mulini a vento, ma qualche cosina in questa situazione difficilissima a casa l'abbiamo portato. Poi bisogna dire ai colleghi che comunque non ci rassegniamo. Guardate, la storia ci insegna che quando si crea un grande movimento di popolo, un grande movimento culturale, possiamo essere sconfitti sul momento, ma se riusciamo ad avere costanza, prima o poi noi troveremo la forza per far cambiare questa legge nei punti che sono inaccettabili. Lo faremo con gli strumenti che ci dà la democrazia, se con lo strumento del contratto, per quanto ci sarà possibile. Poi, un momento sul contratto, che è l'argomento centrale di questa riunione. Noi ci batteremo perché si aprano immediatamente i contratti
Sono sicuro che ci batteremo insieme per un'altra cosa, colleghi, perché abbiamo bisogno di certezza del diritto. Non è possibile sottoscrivere dei contratti e poi ogni governo che passa te li smonta un pezzo alla volta, perché ha cominciato Brunetta, ma poi il governo successivo ha fatto ancora peggio perché ce l'hanno smontati. Abbiamo bisogno di certezza del diritto, di sapere quali sono le competenze del contratto e queste competenze non debbono essere toccate una volta acquisite. Poi, giustamente qualche collega ha detto, perché l'aria che tira l'abbiamo capita tutti, cioè qual è l'aria? È quella di prendere e fare i contratti senza spendere i soldi, fare il gioco delle tre carte, li levo da una parte, li sposto dall'altra, oppure ti do qualcosa ma mi fai più ore e così alla fine io, stato datore di lavoro, non ci rimetto proprio niente. Beh, questo è inaccettabile, colleghi, noi qui abbiamo un problema intanto di recupero di sette anni di blocco del contratto per cui tutti siamo diventati più poveri, quindi penso che il primo passaggio è quello. Il secondo passaggio, e mi fa piacere aver sentito i colleghi, siamo tutti uniti su questo, nessuno pensi di levarci gli scatti di anzianità. Gli scatti di anzianità non si toccano, altrimenti il contratto non passa. E su questi punti penso che siano basilari. Abbiamo già costituito oggi praticamente un barlume di piattaforma. Dopo dobbiamo andare a riconquistare i nostri diritti. Guardate, io ho anche una grande fiducia perché i modi per smontare questa legge nelle parti che noi riteniamo inaccettabili sono diversi. Io ho molta fiducia anche nell'azione che i nostri uffici legali nazionali stanno conducendo in comune, perché sono convinto che questa legge sia in forte contrasto con la Costituzione, intanto con il metodo che è stato usato in Parlamento, colleghi. Io vi ricordo che l'articolo 72 della Costituzione prevede che le leggi siano votate articolo per articolo. Qui hanno fatto un articolo unico con 216 commi, che è una procedura vergognosa che ha privato i parlamentari della libertà di poter andare a esaminare quegli articoli che sono travestiti da commi ma sono articoli di legge, e questa è una procedura inaccettabile. Mi dispiace, probabilmente ci stiamo abituando a una diminuzione della democrazia parlamentare, perché è chiaro che non è la prima volta, lo fanno anche con le leggi finanziarie, dette leggi di stabilità, ma siccome noi siamo educatori e penso che tutti insieme apparteniamo a sindacati diversi, ma siamo legati da un forte vincolo tutti quanti, che siamo legati ai valori fondamentali della Costituzione repubblicana, e allora non possiamo tollerare che ci sia. Qui c'è anche una questione educativa e c'è una questione politica, non è possibile tollerare che la nostra Costituzione sia continuamente calpestata. Io ho fiducia che riusciremo a trovare anche un giudice a Berlino e che l'assunzione diretta dei dirigenti, che grida vendetta perché gli articoli 97 e 98 della Costituzione prevedono che nessuno nell'amministrazione statale possa decidere discrezionalmente qualcosa, ma che si debba andare per criteri oggettivi, e i criteri oggettivi nelle assunzioni e nelle nomine sono le graduatorie, non è il libitum del dirigente scolastico. Quindi questo grida vendetta e spero che cada dal punto di vista costituzionale. Mi fa piacere sentire che delle regioni si stanno muovendo, perché probabilmente arrivano presto, ma ovviamente lo fanno per motivi diversi dai nostri. La regione lo fa perché non sono stati rispettati i poteri che ha la regione nell'ambito dell'istruzione. Però tutto fa brodo, speriamo che chi prima e chi dopo si arrivi a fare questo anche con un'azione politica che noi dovremmo fare. Due parole sulla questione dei precari. Ma guardate, la questione dei precari è stato proprio il grande imbroglio del Presidente del Consiglio. Vi voglio ricordare che quest'anno è stato lunghissimo, la prima versione della buona scuola è partita durante l'estate addirittura con la promessa di finire per sempre il precariato, 200.000 stabilizzazioni che poi a settembre 2014 sono diventate 150.000, strada facendo adesso siamo arrivati a 100.000 e per di più a rate, con la confusione che voi sapete, con la fase 0, la fase A, la fase B, la fase C, e con l'ingiustizia, perché tutti sapete
che magari il poveraccio nominato con la fase attuale, la fase B, ha dovuto fare le valigie e andare lontano da casa, e quello che magari ha meno punti di lui ma va nella fase successiva riesce a trovarsi il posto sotto casa con una grandissima ingiustizia. Sappiamo benissimo che sono state tagliate fuori intere categorie di precari perché non hanno per nulla rispettato la sentenza della Corte Europea sulla questione dei 36 mesi, hanno messo una norma che grida vendetta. Beh, io l'altro giorno ho incontrato la mia città Trieste, un collega che insegna nelle scuole della minoranza di lingua slovena. Sono scuole piccole, le classi di concorso anche sono limitate, e questo mi diceva: guarda, io sono 20 anni che faccio il precario, ho 8 abilitazioni. Non si riesce a costituire un posto in organico di diritto e quindi il concorso per me non lo faranno. Che mi succederà? Visto che avranno bisogno di me, lavoro ancora altri 3 anni e poi alla fine mi licenzieranno perché dicono che dopo 36 mesi non potrò più avere la supplenza annuale. Ma ci rendiamo conto di che razza di fesserie hanno scritto in questa norma di legge? Che razza di fesserie che hanno fatto? È una cosa allucinante. Per non parlare della questione della trasparenza. Tutti abbiamo il sospetto che con questo algoritmo misterioso abbiano combinato dei pasticci. Perché questa è l'unica... È l'unica spiegazione logica per questo segreto che c'è, perché guardate, quando siamo pubblica amministrazione, io richiamo sempre questi valori importanti che stanno nella pubblica amministrazione, che sono la legittimità, il pubblico interesse, l'imparzialità, il diritto a conoscere perché ci deve essere trasparenza, e che vengono sistematicamente violati. Beh, com'è possibile? È possibile che qui non si riesce a sapere chi è andato dove e con quanti punti. Questo significherà spazio purtroppo per ricorsi e per quelle organizzazioni che noi non approviamo, che fanno della loro vita sindacale un ricorsificio. Questo significa, cari colleghi. Anche, permettetemi un'ultima battuta, una penultima anzi. La storia del potenziamento dell'organico potenziato, ma guardate, prima ci doveva stare l'organico funzionale. L'organico funzionale è quello che da anni noi tutti insieme chiediamo per garantire la vera autonomia scolastica, che non è l'autonomia del potere dirigenziale, ma è l'autonomia della didattica della scuola. Questa è l'autonomia scolastica. Beh, che significa l'organico funzionale? Che io, istituto scolastico, doveva avere un organico stabile per un certo numero di anni per poter attuare un progetto in santa pace. Questo significa, è molto semplice, no? Bene, adesso ci daranno l'organico potenziato. Non sappiamo ancora come sceglieranno, perché voglio vedere chi si andrà a leggere i PTOF. Ma sapete come andrà a finire? Questo genere la legge. Io sempre ho un'esperienza storica precedente, perché in anni lontani, negli anni 80, hanno fatto una cosa simile. Si erano inventati la dotazione organica aggiuntiva, la DOA, che doveva essere il 5% più in più. Sapete com'è finita? È finita che, siccome poi nella legge stava scritto prioritariamente saranno utilizzati per le supplenze, esattamente come sta scritto in questa cosiddetta buona scuola, che è una pessima scuola, beh, questo organico potenziato, lo sappiamo già, finirà nelle supplenze e non resterà un fico secco per l'autonomia scolastica, resterà qualcosetta per i dirigenti che riusciranno a trovarsi lo spazio per esonerare i collaboratori, ed è finita lì. Esattamente, guardate, permettetemi una cosa fuori dalle righe, ma come finisce? La storia dei 200 milioni è una di quelle che mi preoccupa di meno, perché lì dentro di merito non c'è assolutamente nulla. Sapete come finirà? Ve lo dico così, è una battuta, non è una cosa, vista l'ora ce la possiamo permettere. Beh, visto che la stessa legge dice che i dirigenti scolastici possono scegliersi il 10% di collaboratori in relazione all'organico, beh, una scuola ormai è grande, mediamente c'ha un centinaio di docenti, e per il combinato disposto il contratto dice che se ne possono pagare solo 2, beh, è chiaro, colleghi, quei 4 soldi finiranno in un modo o nell'altro per premiare non le capacità didattiche ma quelle organizzative, e quindi per pagare i collaboratori del dirigente scolastico, con tutta questa procedura che è offensiva. Perché poi la cosa che ci offende profondamente è che si pretenda addirittura
di mettere studenti e genitori a fare una pseudovalutazione dei docenti. Questo è semplicemente offensivo, non serve a nulla, non approderà a nulla, lo sappiamo benissimo. E concludo con un'ultima cosa. Io penso che questa battaglia non possiamo vincerla soltanto sul piano sindacale. Vedete, negli altri paesi europei, quando si fa una riforma della scuola, c'è tutta la società che dibatte, i giornali, il mondo accademico. Beh, il grande assente in tutta questa cosa è stata la nostra società. Perché non pretendo neppure che la riforma della scuola la facciano solo gli insegnanti, sarebbe una cosa assurda, anzi, permettetemi di ricordarvi che oggi al governo c'è quel partito politico che quando stava all'opposizione andava a dire una frase che noi condividevamo, e cioè diceva: guardate che la riforma della scuola non può essere di un partito o di una maggioranza, perché la scuola è la scuola di tutti, la scuola pubblica statale. Bene, questo partito ha fatto un grave atto di violenza, perché ci ha imposto una legge voluta non solo da un partito, ma anche da una parte del partito che l'ha imposta col voto di fiducia, e questa è una vergogna. Allora, io penso, e la mia è una proposta, e propongo ai colleghi delle altre organizzazioni rappresentative: usiamo la nostra forza morale, facciamo un'azione per unire alla battaglia sindacale una battaglia culturale, coinvolgiamo i costituzionalisti, il mondo accademico, e facciamo aprire un dibattito su questa porcheria di buona scuola, per dare a questo paese una prospettiva di una scuola veramente migliore. Grazie. Adesso la parola a Danna.